E siamo allo sport calcio, oggi a Ferentino il vertice tra l'imprenditore laziale Rossettano Navarra e il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, che al nostro sito www.rete8.it ha testualmente dichiarato: ho proposto a Rossettano Navarra la presidenza del club biancazzurro, giusto fare un passo indietro, abbiamo un accordo di massima, aggiunto Sebastiani, naturalmente da ratificare. Che tipo di proposta? Navarra entrerebbe nel club con una quota ancora da stabilire, probabilmente il 20%, è un'opzione per rilevare la maggioranza del pacchetto entro un periodo di tempo, entro il 30 giugno 2025. Non ho chiesto soldi per la quota che cederò, ma risorse da apportare nel club per costruire una buona squadra. Sarei felicissimo se Navarra accettasse questa proposta, a breve mi farà sapere, è una persona per bene, conosce il calcio per le tante esperienze maturate, gli ho offerto la presidenza, giusto che io faccia un passo indietro, non abbiamo parlato di questioni tecniche, nuovo allenatore e squadra. Dal canto suo Navarra ha commentato così sempre al nostro sito: confermo tutto, c'è ampia apertura da parte di Sebastiani, gli fa onore, ora bisogna tramutare questa apertura in un contratto scritto, una fase determinante che sarà gestita dai professionisti, speriamo al massimo in 48 ore. Ricordiamo che Rossettano Navarra aveva provato senza successo 20 anni fa a il Pescara del compianto presidente Pietro Scibilia.